Angelo Bruno sopravvive alle vicende della Pizza Connection, ma soccomberà nella guerra per i profitti del gioco d'azzardo di Atlantic City. I own nothing in Atlantic City, directly or indirectly. And they're not in the process now negotiating any other business activity in Atlantic City. Mr. Chairman, the way I feel right now, if they wanted to give me a hotel with a casino for nothing, I wouldn't take it. The dissatisfaction within the family with Bruno was because he wasn't active enough, and the possibility existed wherein people within the family felt that with the advent of casino gambling in Atlantic City, which historically has been Bruno territory, that they would miss out on the percentage that they would normally have because it was located in their city. I'm sure they worried about that. Il problema viene risolto alla vecchia maniera, con il delitto. L'omicidio di Bruno è uno shock per Filadelfia. Per molti anni ha gestito lui la famiglia in quella zona, controllando i profitti della mafia da New York a Palermo. Bruno era noto come il padrino gentile, perché evitava la violenza e la pubblicità. Ma quando verrà seppellito, passerà alla storia come il boss che ha scatenato più violenza e pubblicità di chiunque altro dai tempi di Al Capone. L'assassinio di Bruno e la successiva guerra tra bande vengono documentate dal giornalista Joe Hamill. Quella guerra è stata forse una delle pagine più sanguinose nella storia americana della mafia dagli anni 20. Era come ai tempi del Selvaggio West, come un film di John Woo ambientato a Hong Kong, con morti e cadaveri dappertutto. E questo attirò l'attenzione delle forze dell'ordine. Era qualcosa che non si poteva ignorare. L'uccisione di Bruno diventa qualcosa di più di una morte all'interno della famiglia. Determinerà la fine della famiglia stessa. La fine di una famiglia mafiosa. Possiamo usare la famiglia mafiosa di Filadelfia per mostrare i progressi delle forze dell'ordine, i loro successi e come hanno saputo penetrare in quella famiglia. Nei primi anni 70 ci occupavamo soprattutto di crimini minori, bazzecole, perché ci concentravamo sul numero di persone da incriminare invece che sulla qualità dell'incriminazione. In seguito però ci si concentrò di più sul genere di imputazione. E da lì si svilupparono casi basati sulle intercettazioni telefoniche autorizzate, sugli informatori e sui pentiti diventati collaboratori di giustizia. Ciò che emerge dalla sorveglianza costante delle unità speciali e dall'uso di strumenti elettronici di intercettazione, insieme agli informatori, è un quadro di avidità e tradimento che ha scatenato una guerra sui profitti del gioco d'azzardo. Se il denaro è lo scopo, l'avidità è la forza scatenante e l'omicidio la soluzione più comoda. Angelo Bruno, il padrino gentile, è solo la prima vittima. Michael Chickwood, detective di Filadelfia, è in servizio quella notte. Quella notte ero alla centrale omicidi. Arrivò la segnalazione che c'era stata una sparatoria tra la decima e la Snyder e che il morto era forse Angelo Bruno. Fu un colpo per tutti. Nessuno si aspettava una cosa simile. Cioè, era il numero uno in città, il boss della mafia locale, ed era stato ucciso. Quella notte Bruno esce dal suo ristorante preferito, come tante altre volte. Non sa che ha consumato il suo ultimo pasto. Fa un breve tratto di strada nella notte fredda diretto alla parte sud di Filadelfia, dove si trova casa sua. I sicari lo aspettano nell'ombra, appena fuori dall'anonimo caseggiato. Bruno non riuscirà ad entrare in casa. Il mio compito era di andare in quel ristorante e scoprire se qualcuno lo aveva visto e con chi era. Andai verso il bar e vidi Frank Sindone uscire dal retro.
Gli dissi che Bruno era stato ucciso. Intanto guardavo oltre la sua spalla, verso il retro, e vidi seduti a un tavolo Testa, Narducci e un paio di altri mafiosi che stavano discutendo. Diverse settimane dopo, Johnny Simone e Frank Sindone vengono avvistati fuori New York con Caponigro e Salerno. E un paio di giorni dopo, Caponigro e Salerno vengono trovati uccisi. Poco dopo, anche Frank Sindone finisce in un cassonetto avvolto in buste di plastica verde, colpito alla testa. Tutti pensavano che a ucciderlo fosse stato Testa, per dimostrare che c'era un solo boss, e quello era lui. Quindi Sindone non aveva nessun diritto di vendicare la morte di Bruno. Nel frattempo ci furono parecchi altri omicidi. Mentre i cadaveri si accumulano nelle strade di Filadelfia, l'unità speciale segue la sua pista, intercettando le conversazioni della mafia circa il piano per guadagnare terreno ad Atlantic City. They're killing you with a mortgage. Right. See, now, at the end of the year, we run out of money. So now we can't go to that source no more. You run out of sources, guys get scared of you. So now we got to pay out of our own pocket. As soon as we make a payment, we're dead. Angelo Bruno è morto. E nella violenza che segue, due uomini si fanno strada. A New York, John Gotti, e ad Atlantic City, Little Nicky Scarfo, un tempo galoppino di Bruno. Scarfo ha visto abbastanza film di gangster per sapere tutto degli uomini che hanno costruito Las Vegas, come Meyer Lansky o Bugsy Siegel. E dopo la morte di Bruno è convinto che sia arrivato il suo momento e che niente gli impedirà di dominare Atlantic City. Questi soggetti ricordavano i vecchi tempi e speravano di tornare ai giorni in cui Bugsy Siegel e Meyer Lansky crearono dal nulla Las Vegas, facendola sorgere dal deserto e accumulando miliardi con casinò di lusso. Volevano essere i nuovi Bugsy Siegel, i nuovi Meyer Lansky. Era questo il loro sogno. Speravano di ritornare a quel tipo di gloria. Pensavano che il gioco d'azzardo avrebbe fatto la loro fortuna, li avrebbe lanciati. Invece l'ironia fu che l'affare di Atlantic City fu la rovina della famiglia Bruno, che si ritrovò con metà dei propri membri morti. Angelo Bruno era un uomo della vecchia scuola, preferiva lavorare nell'ombra e fare soldi senza chiasso sui giornali. Pensava solo ai profitti. Quando ricevette dei grossi colpi, cominciò a sbandare e arrivò Nicky Scarfo. Scarfo era stato il John Gotti della situazione prima dello stesso Gotti. Aveva lo stesso stile da gangster da ribalta che attira l'attenzione su di sé. Quello fu l'inizio della fine per l'organizzazione. La morte di Angelo Bruno era stata una merce di scambio, mentre l'omicidio era il biglietto da visita di Nicky Scarfo. Fu così che le cose cambiarono nell'organizzazione e cominciò la discesa per Filadelfia. Era un tipo di violenza che diceva «Vieni a prendermi» e i federali lo presero. Nicky aveva un carattere violento e prepotente. Se qualcuno faceva qualcosa di anche solo vagamente sospetto, lui temeva di essere fregato. E sembra abbia fatto uccidere inutilmente molte persone che credeva fossero talpe e non lo erano. Questo fece diventare paranoici i suoi uomini e gli altri subordinati della mafia. La gestione da parte di un personaggio come Scarfo si basava sull'eliminazione del problema e di solito questo